Allora, stiamo affrontando la crisi più grande dal dopoguerra. Dall'8 all'11 marzo sono state varate dal Consiglio dei Ministri misure via via più forti per affrontare la diffusione del virus. Bisogna essere uniti per combattere questa minaccia che tocca tutti i cittadini. L'Italia ha scelto di affrontarla in modo trasparente. Il Premier Conte ha usato parole che toccano il cuore. È la nostra ora più buia, ha detto, richiamando altre ore buie, ma ce la faremo. Perdonate, consiglieri, io ho ascoltato i vostri interventi, vi chiedo cortesemente, Presidente, se è possibile, di fare un intervento breve, ma però senza interruzioni. Dicevo, il Premier Conte ha usato parole che toccano il cuore per chi le vuole ascoltare. È la nostra ora più buia, ma ce la faremo, e questa è la parte importante, ce la faremo. Le capacità del popolo italiano le conoscono tutti, sono vaste e inesauribili. Grazie, il nostro grazie e ringraziamento va agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, a tutti coloro che stanno garantendo le misure necessarie di tutela varate dal governo. Siamo d'accordo con il Premier anche quando dice che l'unico debito di cui dobbiamo preoccuparci in questo momento è il debito umano, emotivo e sociale. Siamo invitati a vedere questa una sfida come un'opportunità per unire il popolo a lungo diviso, per ritrovare un orgoglio troppo a lungo calpestato, per riscattare la nostra nazione. Ora, l'auspicio, ritornando a noi, è che tutti gli imprenditori italiani avranno a cuore e vivranno questa crisi insieme ai loro lavoratori. Deve essere la Costituzione la nostra guida in questa battaglia. La salute prima di tutto, il lavoro e il rilancio delle attività produttive. Le misure che proponiamo alla Giunta e che sta recependo già da oggi, l'abbiamo appreso dalla Sindaca e dagli assessori con i quali abbiamo collaborato, per Roma Capitale prevedono agevolazione per i tributi locali per le attività produttive e ricettive, con la sospensione e la rateizzazione del pagamento della tassa di soggiorno e dei canoni di locazione e concessione dovuti a Roma Capitale. Io ho presentato un solo ordine del giorno che contiene questa ed altre misure condivise appunto con la Giunta e con i consiglieri di maggioranza. Al Governo chiediamo un sostegno alle imprese che tutelano i posti di lavoro, un sostegno dei posti di lavoro e degli stipendi anche attraverso una cassa integrazione finanziata interamente dal Governo e reddito di cittadinanza per i gestori che tutelano i posti di lavoro. Sospensione e riduzione dei tributi. Vogliamo tutelare anche le piccole imprese senza dipendenti e per tutte le altre attività riproduttive, ricomprese poi tra quelle sospese o limitate dal decreto e che sicuramente avranno un impatto anche per l'industria, vogliamo che siano definite e proponiamo misure di compensazione proporzionali al danno economico causato da questa crisi. Io penso di aver condensato in un unico ordine del giorno tutte le misure necessarie, le attività produttive e ricettive, l'industria, che saranno necessarie per supportare la crisi, e sono d'accordo con alcuni consiglieri anche di opposizione che sono intervenuti che questo è solo un punto di partenza. Questo è un punto di partenza per affrontare insieme la crisi più grande dal dopoguerra e che poi ci porterà al rilancio, perché ci ritroveremo qui, si ritroverà il governo a definire le misure del rilancio di questo paese. L'Italia è un grande paese per come ha saputo affrontare le crisi e per come ha saputo rilanciarsi all'indomani di queste crisi. E quindi il mio auspicio è che si parta con l'affrontare questa crisi tutti uniti per un futuro migliore per tutti noi cittadini. Grazie.